shop.thefacegame.it. Ragazzi, questo è il nostro nuovo sito di Key Store online. Cosa sono le key? Allora, chiavi? Sono le chiavi, esatto, sono della macchina? No, della sono casa? No, dei giochi. Ah, nei giochi. Allora, il gioco, il sito, ragazzi, si presenta così. Avete la vostra pagina di benvenuto con il tasto accedi qua in alto o iscriviti, potete iscrivervi tramite mail o accedere tramite Facebook. Esatto, tramite Facebook, andando in cucina di Facebook. E qua avete tutte le offerte più, diciamo, dei giochi più nuovi che ci sono, perché tipo qua ci sono solo Battlefield, Titanfall, Call of Duty, Ghost, FIFA, insomma tutti... Sono anche i giochi in prevendita. Esatto, qui sono i più venduti, preordina, oggetti al top meno di 30 euro, meno di 20 euro e minore di 10 euro. Ma spieghiamo un attimo perché costano, esatto. Cioè perché, diciamo, come funziona il meccanismo, diciamo, di quando uno lo acquista, dopo come va, cioè uno lo compra... Poi, diciamo, vi arriva un codice. Sì, vi arriva uno a casa alto 1,90 m e vi picchia. Esatto, no. vi arriva un codice che sarebbe la Key, appunto, Key Store, appunto, e dove che voi andrete a inserire o su Origin, nel caso di computer, o Steam, sempre in caso di computer, anche oppure... Uplay, ci sono tante piattaforme, PSN, Xbox. Esatto. C'è da dire però una cosa, la maggior parte dei titoli che noi vendiamo adesso sono per computer. Perché? Perché il computer appunto si ha serve di piattaforme, di sì, piattaforme tipo Steam o Origin, e potete scaricare direttamente appunto il gioco da Steam Origin. Per quanto riguarda PlayStation Store o Xbox Store, vendiamo le card che appunto vi danno i points o i soldi per comprare direttamente su Xbox Store ad un prezzo ovviamente un po' più basso di quello che trovate dai rivenditori ufficiali come quelli dell'Xbox, appunto. E come funziona? Mettiamo il caso che sia un utente medio. Esatto. E dico, ma quasi quasi mi compra Call of Duty Ghost. Allora, per comprare, se volete comprare Call of Duty Ghost, come vedete il prezzo è 39,40 euro. Ah sì, il prezzo è più basso rispetto ad un altro, perché qui avete solo appunto il codice, non avete, esatto, la custodia, il CD, eccetera, eccetera. Esatto. Quindi... Solo il key. Aspetta. Quindi forse adesso dovrei schiacciare il tasto compra? Allora, adesso che siete su questa pagina, vi spiegano che gioco è, c'è la descrizione, tutto quanto. Ah, la cosa importante, scusami, la cosa più importante di tutti, c'è scritto mostri i metodi di pagamento, perché molti continuano a chiedersi che metodi di pagamento ci sono. Qui c'è la lista di tutti quanti quelli che vengono usati. Come vedete c'è PayPal, che è carta di credito, Visa, Mastercard, eccetera, eccetera, carta SIM, Postpay, Digital, Skrill, PaySafeCard. Molti mi hanno chiesto questo tipo di pagamento. Sì? PaySafeCard, sì. Mai sentito. Ucash e Cashew, questi non li ho mai sentiti, comunque ci sono e quindi... sono parecchi, non penso che avrete tutti i pagamenti sicuri comunque. Esatto, difficoltà a comprare. Dopodiché, per dettagli di attivazione, se cliccate la scheda, cioè in ogni gioco e non solo in Call of Duty c'è questa scheda. Cioè, abbiamo detto, vedete? Questo qui perché è proprio il primo che era venuto fuori. Esatto, Steam Key Activation, vedete, voi scaricate Steam, vabbè, penso che ce l'abbiate già. In caso. Andate su Steam, clicchi sul menu dei giochi, scegli attiva un prodotto Steam o riscatta codice di gioco su Origin, seguite le istruzioni per continuare il processo. Una volta che voi inserite il codice che è arrivato tramite mail, non fate altro che copiarlo e incollarlo sul Steam o su Origin. Viene fuori l'apposito riquadro. Esatto, fate avanti e l'importante è appunto che sapete che ci sono i dettagli di attivazioni per ogni prodotto, quindi esatto. Cioè, se sia comprarlo, sia descrizione del gioco che appunto i dettagli di acquisto e tutto quanto. Dopodiché fate compra, vabbè, c'è la cosa di pagamento, vi riceverete una notifica di avvenuto successo per l'ordine e vi arriverà anche la notifica per l'avvenuto successo del pagamento. Ecco, per quanto riguarda invece gli altri giochi, intanto c'è da precisare, perché molti di voi non hanno capito che qui ci sono più di 800 titoli disponibili. Cioè non è che ci sono solo quelli in home page, ok? Non è che ci sono solo questi. Questi sono quelli che abbiamo scelto perché sono quelli più nuovi. Sì, quelli diciamo nuovi. Abbiamo deciso di mettere in primo piano, perché appunto vengono scelti da più persone. Cioè appunto Battlefield, Titanfall 1, titolo in anteprima che dovrà uscire fra un po'. Marzo 2014, teoricamente. Se non cambiano la data... Speriamo, dopo c'è FIFA, Batman, Arkham Origin. E i punti di Xbox Live. Quelle cose che secondo noi sono più, che saltano più all'occhio per voi. Esatto, quelle anche per i giochi più nuovi. Quando uscirà ad esempio Watch Dogs, in prima pagina troverete Watch Dogs. Sì, la aggiorneremo noi manualmente. Naturalmente ci sono varie sezioni, vai un attimo più in giù. Vedete, ci sono i più venduti, i preordina. Più venduti, beh ragazzi, il negozio è appena aperto, quindi Call of Duty Ghost, più Free Fall,
e Battlefield 4 più China Rising, siamo 39 euro. Sì, perché soprattutto bisogna leggere attentamente anche i titoli, perché ci sono sia le versioni in cui prendi soltanto Call of Duty o anche quelli che prendi anche tutti quanti i futuri DLC. I Season Pass, eccetera, esatto, eccetera. Per cercare i vostri giochi non dovete fare altro che scrivere su cerca, ad esempio, invece, un oggi mi ha chiesto, ma c'è Modern Warfare 3? E scrivete Modern Warfare... Wargare, scrivete giusto perché sennò chiaramente non ve lo trova. E vedete, vengono fuori direttamente già qua. Già vengono fuori in anteprima. Tu fai schiacci il tasto cerca. Esatto, e vengono fuori questi qui comunque. Comunque schiacci il tasto cerca così fa vedere. Facciamo vedere il tasto cerca. Aspetta che il nostro internet fa cagare. Allora, Call of Duty Modern Warfare 3 Collection DLC. Vedete, DLC 5 euro. Secondo DLC, altri 5 euro. Modern Warfare 3 Steam, questo è il gioco. Allora, per vedere la lingua in cui è disponibile, non fate altro che cliccare sul gioco. Sotto nella descrizione c'è tutto quanto: piattaforma Windows, lingua inglese, francese, tedesco, e italiano. Spagnolo e italiano. Esatto. Quindi avete tutto il. Tutti. Sì, come sempre, dovrebbe esserci sempre anche il coso. Ci sono anche, guardate, i personaggi giocabili e i requisiti minimi per PC. Quindi esatto. Come, tutto, se aveste, come se aveste il catalogo del gioco. Esatto. Quindi cerca tutto quanto, in più potete trovarlo per piattaforma, quindi in base a quello con cui giocate, Steam, Play, Xbox, PS3, Origin, oppure per generi, azione, avventura, FPS, bla 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 bla, tutti i generi possibili e inimmaginabili. Naturalmente noi cerchiamo di essere sempre abbastanza, allora, disponibili a rispondere alle vostre domande. Esatto. Se avete, intelligenti, per favore. Se avete problemi, qualsiasi tipo di problema, noi siamo disponibili a darvi una risposta. Se non vi rispondiamo subito, attendete, perché non penso sarete una persona che ci scrive, sarete in tanti, quindi attendete, abbiate un attimo di pazienza. Potete trovarci sulla nostra pagina Facebook, guardate qui, nella home page, ci sono tutti i collegamenti ai nostri social network. C'è la pagina Facebook, c'è Google Plus e c'è Twitter. Preferiamo Facebook. Sì, perché sì. Twitter non riusciamo, esatto, a capire molto. Quindi ci scrivete nei messaggi privati su Facebook o sul profilo personale mio e di Tibu. Nella... Quello suo, però. Ma scrivete a me, però. Scrivete a me, trovate nel link in descrizione al video c'è tutto, c'è il link a pagina Facebook, al mio profilo, eccetera, eccetera. Quindi se avete qualsiasi tipo di problema... Problemi seri, per favore. Anche consigli, volete un consiglio, non so, mi consigli, che ne so, Battlefield 4 o Call of Duty Ghost? E uno cosa ti ha risposto? Voglio tutti e tre. Esatto, voglio tutti e due. Quindi, sì, se avete qualsiasi tipo di problema, noi vogliamo... Prima di tutto che voi siate sicuri che quello che comprate poi vi arriva, che non, questa non è una truffa, non vogliamo truffare nessuno, assolutamente. O meglio, cioè, anche perché ci mettiamo la faccia, cioè cazzo. Oddio, scusami. Anche se abbiamo una faccia di merda ce la mettiamo. Fermo, io veramente sto già preparando le carte per... Per scappare, per evadere. Esatto. No, perché tipo... Raggruppiamo un po' di ordini e poi... Facciamo l'ombrello. Sì, perché meno male, sì. Hanno chiesto a Rinnegan, ma è legale? Lui ha detto assolutamente no, andiamo dalla GameStop, gli rubiamo i soldi e vi mandiamo... Gli rubiamo è legale questo? È legale. Ma cosa è legale in Italia? Cioè, niente. Ah sì, ragazzi, è tutto normale, cioè, state tranquilli, non fatevi problemi. Tutto a posto, vai tranquillo. Non, cioè, fate secondo voi, obiettivamente, secondo voi, ci sarebbero tutti questi metodi di pagamento così conosciuti se fosse qualcosa di strano? Esatto, cioè, PayPal viene lì, mi fa il culo. Cioè. E dopo, l'ultima cosa che voglio dire è che noi vogliamo che siate sicuri, quindi affidabilità al 100%. Avete problemi, mi scrivete. Avete perplessità, dubbi, incertezze? Volete chiedere a Taylor se la cacapuzza? Volete sapere anche le previsioni meteo quando comprerete il gioco? Cioè, cercherò di darvi anche le previsioni meteo, cioè, cazzo. E a soli 12 euro in più anche l'oroscopo giornaliero. Esatto, quindi ragazzi, ah sì, tra l'altro qui c'è il supporto, inviate una mail, c'è il supporto, c'è, insomma, c'è tutto quello che volete per, risolvere i vostri problemi nel caso in cui avete dei dubbi, nel caso in cui avete delle domande. Controllate molto attentamente la lingua. Perché uno ci ha chiesto, ma perché il Battlefield in polacco costa ancora di meno? Perché è in polacco, naturalmente. Perché noi vi portiamo questo sito, perché vi vogliamo fare... Perché adesso, non per dire, ma ogni gioco che sta uscendo ultimamente costa... Costa dei 60-70 euro. Esatto. Se tu vuoi prendere Battlefield 4, Call of Duty Ghost e Assassin's Creed, dovete già sputtanarvi 210 euro. Allora io dico, il gioco che vi piace come di più... 110, cioè. Il gioco che vi piace di più è 7,14,21. Sono 70 euro a gioco. Sì, va bene. 70 euro a gioco. 210 euro per tre giochi, ragazzi, sono una follia. Comunque, fate conto che anche loro comprano via Key. Esatto. Perché se il sito va bene, il negozio va bene, entro fine anno, comunque inizio di prossimo anno, speriamo di riuscire a vendere i giochi in scatola.
Cioè, proprio per console. Cioè, perché quelli che anche per Xbox, esatto, One e PlayStation 4. Dove ricevere dentro un pezzo di legno. Esatto, non c'è il gioco. C'è a un forma di disco, però un pezzo di legno a forma di disco. Esatto. Cioè, ed è un'opera d'arte, secondo a me. A mano, fatto. Quindi mano. Speriamo che l'idea vi piaccia, perché soprattutto noi contiamo sul fatto che di farvi risparmiare molto sull'acquisto dei giochi. Quello è il punto. Perché... Scusami, basta vedere €38,94 per Battlefield. Sì, con China Rising. Battlefield 4 più il primo DLC, €38, ragazzi. Cioè, è una roba assurda. No, veramente, costano molto di meno, quindi se vi piace risparmiare andate su www.shop.thefacegame.it oppure semplicemente cliccate sul link in descrizione. Ma no, basta che scrivete shop.thefacegame.it, senza il www. No, ma vi lasciamo il link in descrizione. Certo. Ma no, adesso apri un mega banner con il codice, con il link, dai. Esatto. Quindi ragazzi, spero che l'idea vi possa piacere, esatto, e tutto quanto. Quindi ciao a tutti e al prossimo video. Ciao.